Amici di Backdoor Podcast, bentornati, ve l'avevamo accennato ieri nella chat del lunedì. Oggi abbiamo un ospite di grande livello. Allora, innanzitutto parto col presentare il mio compagno di viaggio, Fabio Cavagnera, bentornato. Ciao e un saluto a tutti. E Giuseppe Sindoni, diciamo ex di Esserlandina, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Ciao Simone, ciao a tutti. Grazie innanzitutto di essere con noi. Per l'usanza è che Fabio rompe il ghiaccio. Prima domanda tutto a tutti. Ciao anche da parte mia. E ti volevo chiedere, partendo appunto dall'ultima notizia, diciamo, che ti riguarda, cosa ti ha spinto a prendere la decisione di lasciare l'Orlandina? Ma Fabio, intanto grazie della domanda. È una decisione sostanzialmente che avevo già deciso di prendere a inizio stagione, non è una decisione prettamente professionale, credo che più che altro sia una scelta di vita, probabilmente ero arrivato a un bivio al quale bisognava scegliere se essere considerato, ma non solo considerato, se essere proprio un proprietario per tutta la vita, oppure se decidere anche di aprire la possibilità di fare altro. Diciamo che dico che non è stata una scelta prettamente professionale perché è stato più un qualcosa di animalesco, di animale che sentivo dentro. Vedevo che almeno l'ultimo anno e mezzo probabilmente la mia motivazione nel fare il mio lavoro quotidiano non era poi così elevata, e dall'altro lato la parte razionale capisce e riconosce che questo è il livello massimo, o quantomeno al momento attuale, che Capo d'Orlando può raggiungere. E al tempo stesso sono consapevole che abbiamo fatto tanto, abbiamo costruito tanto per questo club, che continuerà ad andare avanti, sarà comunque un interesse della mia famiglia, però al tempo stesso, quando ti rendi conto che dentro di te non c'è più il fuoco e hai la fortuna di potertelo permettere, io non ho moglie, non ho figli, quindi sono libero sostanzialmente da impegni extra, e ho deciso di prendere questa decisione qui. Il tuo messaggio è stato molto accurato, anche se si utilizzano ovviamente i canali che ci sono a disposizione, hai usato Instagram, e il tuo messaggio è arrivato perlomeno a me molto forte. Sembrava proprio una decisione, quando tu parli di non allineamento, diciamo testa-cuore, è una cosa che non sempre viene fatta dai professionisti, vuoi anche per magari background e retroterra diversi. Però pensi che questa sia, oltre al fatto di essere entrato in società, la tua prima grande decisione, forse il tuo primo grande bivio della carriera lavorativa? Ma sicuramente sì, Simone, perché sai, per la mia storia particolare, no, io divento un dirigente perché sono figlio di un proprietario. Come tanti altri, sono stato, tra virgolette, raccomandato, nel senso che ho avuto comunque un accesso assolutamente molto più semplice rispetto ad altri che potevano avere la mia stessa passione, ma non la stessa fortuna. Poi, quindi, inizia un percorso dal quale difficilmente ti trovi di fronte a dei bivi, ti trovi di fronte a una strada tracciata, più o meno. Poi tutto è stato velocissimo, perché ci pensavo giusto qualche giorno fa. Io nel 2010 giocavamo la Serie C, e mi sono ritrovato a distanza di 7 anni a giocare una Coppa Europea. Quindi tutto è stato iper rapido, e non ci sono stati dei grossi momenti in cui ho messo personalmente qualcosa in dubbio. Sicuramente questo è stato forse il primo momento, come giustamente dici tu, in cui bisognava un po' farsi saltare qualche ponte alle spalle e prendere qualche decisione importante. E l'entrata com'è stata invece? Nel senso, quando tu sei entrato in questo mondo, intanto mi piacerebbe sapere com'è stato, visto che essendo di conduzione familiare, passami il virgolettato, com'è stato entrare a far parte di un'organizzazione gestita dalla tua famiglia, e come mai è venuto in mente alla tua famiglia di puntare proprio su di te? Ma sostanzialmente la storia, diciamo, della mia famiglia con la pallacanestro è veramente, risale a tantissimi anni fa. Mio padre, per i primi 17 anni della sua vita, ha vissuto a Milano e andava in curva a tifare l'Olimpia.
poi stabilitosi qui a Capo d'Orlando perché la nostra famiglia comunque era originaria di qua, ha sposato una ex giocatrice, nonché seconda miglior realizzatrice della piccola storia dell'Orlandina femminile, che è appunto mia madre. E dal 96 lui era il sindaco di questo piccolo paese in provincia di Messina. Si avvicinò a questo sport perché di fatto il proprietario del tempo portò la squadra in comune come dal sindaco, come si usa fare tante volte. Mio padre acquisì la squadra, più che farne un discorso, diciamo, cittadino, la prese privatamente, e da lì iniziò un po' l'epopea dell'Orlandina. Per cui io nel 96 avevo 8 anni, da piccolo bambino prima, ragazzino poi, mi appassiono alla pallacanestro come tanti altri e sviluppo fin da subito, fin dai 15-14 anni, questo amore per l'aspetto dirigenziale. Cioè io ero innamorato proprio della scrivania. Io a 16 anni andavo a vedere Diego Pastori parlare al telefono in sede con gli agenti. Cioè per me era come andare a guardare un giocatore allenarsi sostanzialmente. Quindi è da sempre stata la mia passione. Mi sono avvicinato già dal 2007-2006. Comunque viaggiavo tanto per andare a vedere giocatori in giro per l'Europa o anche in America per il club, poi da Diego Pastori passammo a Gianmaria Vacirca, quindi a 20 anni di fatto avevo già un paio di anni di esperienza da scout, vivevo quotidianamente la realtà della squadra. Quindi quando poi l'Orlandina nel 2008 fu estromessa dalla Serie A e ripartì nella sua parabola ascendente, penso che fu abbastanza naturale dare in mano a un ragazzo di 21 anni una squadra che partiva dalla Serie D. Lì poteva essere abbastanza naturale, poi diciamo che i passaggi degli anni dopo sono stati velocissimi e forse solo adesso mi sto rendendo conto della rapidità con cui abbiamo mangiato i livelli e abbiamo dimostrato probabilmente di starci ai vari livelli che si andavano a susseguire. Ma adesso il tuo futuro, le tue idee sono di restare nel mondo del basket oppure di fare altro? La scelta è stato un salto nel buio, nel senso che non ho cambiato, non cambio per un'alternativa. Tra l'altro credo che solo un folle potesse cambiare in un momento di stop totale, di crisi planetaria come questo. Quindi questo ti testimonia che comunque la mia è una voglia prevalentemente di vivere un'altra quotidianità e di cercare dei nuovi stimoli. Ho preso questa decisione quasi 2 settimane fa, anzi ho ufficializzato questa decisione quasi 2 settimane fa e ero veramente molto molto aperto di fronte alla possibilità. I messaggi, le decine di persone che hanno avuto modo di chiamarmi, di scrivermi, purtroppo non di incontrare di persona visto il momento, mi stanno dando tanta forza, tanta energia, tanta motivazione a restare in questo mondo e a non disperdere magari quello che è stato fatto. È chiaro che questo non dipende solo da me, però se, come dire, se capiterà una nuova opportunità che mi accenderà dal punto di vista prima personale e poi professionale, saremo pronti. Io mi ricordo sempre una frase di Gianmaria Vacirca che mi ha detto su di te, vive in un altro fuso orario, che potrebbe sembrare una cosa strana, invece non lo è, perché si riferiva ovviamente alla tua passione, alla tua capacità di essere sempre aggiornato. Ovviamente il fuso magari è facile capire quale potesse essere, scovare talenti, poi magari andremo a parlarne di qualcuno. Ecco, proprio questo tuo vivere, tra virgolette, ha un fuso diverso. È quello che ti ha permesso di portare così tanti talenti e anche molto, molto importanti all'Orlandina. Ma non lo so, non credo in realtà, perché secondo me per tanti anni c'è stata la credenza popolare, ti direi quasi, che io guardassi un numero di partite molto più alto di quello che poi era in realtà, perché è chiaro che devi fare volume, perché devi conoscere, perché la base ovviamente è la conoscenza, però credo che a questo vada associata poi l'analisi. Io credo che la capacità di analizzare i dati che ti si portano sul tavolo sia la base al lavoro di scouting. Infatti, negli anni io mi sono sempre più avvicinato, diciamo, a un ruolo manageriale che a un ruolo di scouting, chiaramente, poi anche non avendo nessuno sopra di me a prendere decisioni tecniche, quindi dovendoti solo confrontare con l'allenatore, diciamo che mi sono un po' spostato, no, dall'essere l'occhio all'essere anche magari la mano che poi va a premere il grilletto sostanzialmente di determinate trattative. Ho
l'occhio serve, la capacità di mettere un filtro e andare ad analizzare per bene quello che stai vedendo, credo che sia però ancora più importante. Senti, parlando appunto di questo periodo, ovviamente all'Orlandina, qual è secondo te il colpo, diciamo, di mercato o comunque il giocatore che ti ha dato più soddisfazione nel portarlo a capo d'Orlando? Beh, va scissa, perché più soddisfazione probabilmente dovremmo parlare di una tipologia di giocatore che era già famosa quando abbiamo firmato il contratto, cioè portare Milenko Tepic a capo d'Orlando in quel momento storico mi dava la percezione del fatto che probabilmente la strada intrapresa fosse corretta, perché avevamo, diciamo, raggiunto determinati livelli in cui si veniva riconosciuto che sostanzialmente la strada intrapresa era quella corretta. Però se andiamo diciamo alla prima parte della tua domanda, probabilmente Bruno Fittipaldi, Dominic Carci sono stati i giocatori che maggiormente mi hanno dato la soddisfazione del poter dire: questo è un giocatore che, utilizzo un termine improprio, però ho scoperto io e ho comunque portato io a livello di competizione superiore. Poi Fittipaldi è stato un giocatore che per noi è stato epocale, perché ci mise davvero sulla mappa del basket serio col Galatasaray, che durante l'anno diciamo lo acquistò proprio da noi per giocare l'Eurolega. Ma anche Ryan Boatwright è un giocatore che mi lascia comunque dei grandi ricordi. Anche lo scorso anno Brandon Trish, che aveva una determinata etichetta in Italia, è stata una presa che mi ha dato soddisfazione sicuramente. Visto che l'hai nominato, te l'avrei chiesto: Ryan Boatwright probabilmente è stato, non lo so, magari poi può essere diverso, però un acquisto veramente, forse il più deflagrante a livello di rendimento, di impatto immediato che ha avuto sulla vostra squadra, e veramente vi ha effettivamente cambiato. Quanto questi acquisti magari in corsa possono, hanno un rischio, ma quanto dolce ti lasciano poi quando vengono in questo modo? Ovvio, non è sempre possibile, però quando capita. Ma guarda, noi eravamo in una situazione molto particolare. Stiamo parlando di un anno, il 15-16, in cui partimmo fortissimo. Dopo 5 giornate eravamo primi. Vinto 4 partite, perso solo all'overtime a Venezia, giocando veramente bene. Poi qualcosa si ruppe, cambiamo allenatore. Tra l'altro sento un ritorno. Sì, anch'io sento un ritorno strano. So. Non so, aspetta, eh? Vediamo se c'è qualche impostazione di microfono. Non lo so, strano. Adesso vediamo di risolvere. Ok, comunque, ti dicevo, quell'anno lì poi cambiamo allenatore, ci incartammo un po'. Di fatto la nostra squadra aveva veramente ridotto il suo potenziale offensivo di tanto, avevamo bisogno di un boost di energia. E allora decidemmo di prendere questo ragazzo che comunque era un rookie, e usciva da 3-4 mesi di G League, in cui non giocò neanche tanto o particolarmente bene, però sapevamo che insomma al college era stato un giocatore di assoluto impatto con UConn. È sempre un rischio. Quell'anno mi ricordo che eravamo, tra virgolette, così sportivamente disperati da bypassare completamente quella fase di ricerca di informazioni sul conto di quel giocatore lì, personalmente. Perché io faccio tantissime chiamate, voglio informarmi veramente di tutte le abitudini di quel giocatore, soprattutto fuori dal campo. Però in quel momento lì Boatwright era tecnicamente il giocatore giusto, per cui non avevo voglia di sentirmi dire: è una brutta persona, oppure è un ragazzo inaffidabile o si allena poco. Per cui decisi volontariamente di non chiamare nessuno. Il giorno in cui Boatwright arrivò a capo d'Orlando, mi ricordo, presi tutto lo staff da parte, lo chiusi in sala video e gli dissi: allora, questo è l'unico giocatore che noi quest'anno gestiremo. Sul resto, benissimo, la nostra idea, la nostra linea, questo va gestito. Tra l'altro ci azzeccai, perché è un giocatore che fuori dal campo ci diede veramente tanti grattacapi. Però l'importante fu: questi 3 mesi, questo è un giocatore che dobbiamo utilizzare per quello che sa fare. Non possiamo cambiarlo. No, il nostro approccio in quegli anni lì era: facciamo le cose a modo nostro. Quindi avremmo avuto tante resistenze
a combattere una personalità così anche menefreghista in determinate circostanze. Però vedi, anche lì probabilmente la gestione fu la chiave, perché probabilmente aspettarsi un coinvolgimento emotivo elevato ti avrebbe lasciato di fronte a della delusione, probabilmente anche lui avrebbe ottenuto dei risultati peggiori. Se poi vai a vedere la sua carriera, non ha fatto bene, soprattutto cambia due squadre ogni stagione. Quindi evidentemente qualcosa c'era. E quello mi diede molta esperienza. Quel momento lì, quel frangente lì, mi fece capire che oltre al dover scegliere bene, è anche importante sapere cosa aspettarsi e gestire bene determinate situazioni poi in fase di gestione. Passando un attimino a ipotizzare un po', diciamo, il futuro, come lo vedi il basket dopo questa crisi sanitaria e comunque questo stop forzato di questa stagione? Molto male. Molto male, perché ogni crisi credo che nasconda una o più opportunità, però devi essere pronto a coglierle, non solo, devi avere anche un'idea comune di quello che si deve andare a raggiungere. In questo momento non posso biasimare la posizione di tanti esponenti della pallacanestro italiana, sia quella un po' di raccogliere i cocci e provare a ripartire alla meglio. Probabilmente stiamo perdendo un'occasione per rivoluzionare tanti aspetti della nostra pallacanestro che avevano bisogno o avrebbero bisogno di essere riformati. Non sono molto ottimista a riguardo, ecco. Una domanda: venerdì abbiamo avuto ospite Nicola Alberani, che ci ha raccontato, come ovviamente succede all'ordine del giorno, immagino, nelle trattative, ci ha dato un nome di un giocatore che sostanzialmente aveva già firmato ed era Will Clyburn, che poi, nel momento in cui, poche ore prima della firma, è arrivata un'offerta molto più importante, una squadra molto più importante, ed è andato, diciamo, tutto in fumo. Per te c'è stata una trattativa di questo tipo? Immagino di sì, di un giocatore magari che poi ha fatto veramente strada. Ma diciamo che sono stati diversi i frangenti in cui o andammo vicini oppure pensammo di prendere un giocatore. Tra l'altro ho lo stesso rimpianto di Nicola, perché anche noi ragionammo a lungo su Mike James, addirittura l'anno in cui andò a Omegna. Poi anche lì avevamo veramente delle bruttissime referenze su questo ragazzo, quindi non lo nascondiamo, e nessuno aspettava poi che avrebbe avuto l'impatto devastante che ebbe, soprattutto dall'anno a Vitoria, perché anche lì giocò un anno in Silver, e di fatto nessuno né delle 40 squadre dei due livelli superiori diede una chance direttamente a James in Italia. Lui fu un nome importante, e ce ne furono un paio di altri, però non con un futuro molto elevato, ma con un passato molto importante. Ricordo che comunque nel 2016, sempre l'anno dei playoff, andammo vicinissimi a prendere Carlos Delfino, e andammo molto vicini a prendere David Andersen prima dei playoff. Io avevo questo tarlo di prendere un lungo in più. Poi alla fine Gennaro Di Carlo, che era il nostro allenatore all'epoca, spinse per un esterno in più, poi prendemmo Pavel Kikoski, un polacco che fece benissimo, però la mia idea era quella di andare con una struttura più importante. Andammo vicino a prendere David Andersen, che per me, insomma, avrebbe rappresentato quasi un sogno, no? Dopo averlo sognato per tanti anni in Eurolega, anche brevemente in NBA, insomma, sarebbe stato qualcosa di bello. Non è andata così, però va bene uguale. A proprio invece di partite, di emozioni che immagino ne hai vissute tante, diciamo, però comunque sono stati molto belli e molto importanti molti risultati. Qual è stata la tua emozione più grande in questi anni, a livello proprio di campo, dico di risultati, in questa tua esperienza? Sarò banale, però è troppo semplice, perché comunque, con tutto il legame che la mia famiglia ha con la città di Milano da sempre, per me, nel 2003, anni fa, andare ai playoff da ottavo contro Milano, andare a vincere gara 1 lì,
la stessa sera in cui vieni premiato come miglior dirigente della Serie A. Adesso non voglio sembrare quello che crede che il meglio sia già stato scritto, però ecco, darei via tanto pur di rivivere una sera come quella, perché insomma, ovviamente si erano allineati gli astri in una maniera strana, ecco. Non lo so, credo sia paragonabile alla vittoria di un'Eurolega, di un'Olimpiade, cioè non lo so, perché per me è stata una notte veramente indimenticabile. Poi, ovviamente, l'augurio è di viverne tante altre, però ogni volta che ci penso, veramente penso che a volte, cioè, è stata una bella corsa. Molto spesso nell'Orlandina che faceva quei tipi di risultati, appunto di cui parlavi tu, si è trattato l'Orlandina stessa come una famiglia, e lo si fa spesso con le realtà magari un po' più piccole, Capo d'Orlando poi in particolare, che riescono ad arrivare a determinati livelli, a starci, a competere con le grandi forze. Quanto il lato umano nella tua carriera, nel tuo ruolo e nel rapporto con i giocatori è stato importante per costruire quelle squadre? Troppo. Tra l'altro è un qualcosa che acquisisci nel tempo, perché quando sei giovane, ma non solo nella pallacanestro, in tutti gli ambiti, magari ti sei appena formato e credi che la teoria sia tutto, basta, credi stupidamente che questo è il modello, replicarlo, vittoria o risultati. Invece non è così. Poi siamo esseri umani e a volte la connessione degli esseri umani, non a volte, sempre, determina quelli che sono i risultati nella vita. E appunto l'aspetto umano è fondamentale nello sport. Comunque si parla, io rabbrividisco quando sento la parola risorse, quando si parla di uomini, cioè sono uomini e fatti di esseri umani, sentimenti, credo che sia importante sempre. Poi ovviamente quando devi addirittura colmare un gap tra te e le altre tue competitor, per ragioni proprio di grandezza della piazza, della realtà che vai a vivere, credo che diventi fondamentale. Qua ti faccio esempi di giocatori che a Capodorlando, solo per l'amore della gente, sono riusciti ad allungare le loro carriere in una maniera impressionante. Cioè, oltre ad Alessandro Fantozzi, che insomma, ha lasciato una traccia così importante qui, che abbiamo addirittura intitolato il nostro Palazzo dello Sport. Ma penso a Sandro Nisevic, che di fatto era un ex giocatore, si era ritirato e non solo venne qui a vincere la 2, ma anche 3 stagioni di Serie A successivamente. Penso a Gianluca Basile, che si è addirittura trasferito qui. Credo che a volte lo sport, specialmente quando le condizioni lo rendono necessario, sia in grado di dare delle emozioni, di trasferire delle sensazioni che vanno al di là, fanno colmare quel gap che a volte è razionale, troppo razionale. Senti, a proposito di questa ultima parte, ti sembra che lo sport, ovviamente, è ovvio che in questo momento la situazione, ci sono delle situazioni molto più gravi e più importanti, ma ti sembra che sia un po' sottovalutato in questa situazione particolare attuale? No, non credo che sia sottovalutato, credo che sia strumentalizzato. Io credo che oggi chiunque capisca che, faccio un esempio, far riprendere la Serie A di calcio sia uno dei grossi compiti di questo paese e di chi lo gestisce. Credo che allo stesso tempo, perché ti dico che venga strumentalizzato? Perché credo che il mondo politico oggi debba rispondere alla gente, debba dire, beh sì, però dobbiamo far capire che ci sono delle altre priorità più che far riprendere un'azienda che muove 5 miliardi di PIL ogni anno. Quindi credo che l'importanza dello sport non sia messa da parte, quantomeno da una grandissima parte della popolazione. Adesso credo però sia arrivato il momento di risposte concrete. Cioè, secondo me, lo sport, parlo dello sport in tutte le sue forme, cioè dalla persona che va a correre fuori da casa sua, agli sport più importanti, credo che debba pensare a come riprendere, proprio perché, come giustamente dici tu, l'impatto dello sport praticato e visto, sognato,
sia devastante. Cioè, l'altro ieri abbiamo, penso, tutti visto le prime due puntate di The Last Dance, del clamoroso documentario dedicato all'ultima stagione di Jordan ai Bulls. E oggi vai a vedere le decine di migliaia di commenti, ti rendi conto quanto impatto abbia avuto e abbia nella vita di tutti quanti. Quello è sport, secondo me dobbiamo ritornare a prenderne possesso il prima possibile. Una cosa che mi è sempre interessata e che, vista da fuori, ogni tanto è quasi un rapporto, non dico amore e odio, però quasi. Come vive un rappresentante di una società il rapporto con i media? Ovviamente sono lo strumento attraverso il quale si fanno conoscere le storie, si fanno conoscere i personaggi, eccetera. Adesso però ovviamente al giorno d'oggi c'è sempre la rincorsa ad avere la notizia per primo, ad avere l'indiscrezione nel mercato per primo, magari dandola quando non si è proprio sicuri. Tu che rapporto hai avuto e hai tuttora con i media? Sì, ma è una bellissima domanda. A me i media piacciono, specialmente i media bravi come te, nel senso che, Grazie. credi, sai, co no, sai cosa voglio dirti? Cioè, quando parli con una persona competente, credi di aver fatto il tuo lavoro per bene, non hai niente da nascondere. Anzi, chi viene da una realtà piccola come me ha bisogno che i media siano comunque connessi con quello che tu stai provando a fare. Sai, qua, mediamente, il nostro storico cronista di pallacanestro scrive anche per 74 altre cose, compreso il calcio dilettantistico, la cronaca locale, quindi di conseguenza il livello di competenza è molto basso. E per anni ho sostenuto, ho combattuto la battaglia anche di formare comunque dei giovani media che assolutamente non mi piace il media che scrive sempre bene di me, perché io se so di essere bravo, io voglio il media più bravo possibile, imparziale. Dovrà essere più volte nella condizione di poter essere sincero quando dice che io ho fatto qualcosa di buono. Per cui per anni ho combattuto qua veramente con pochissimi risultati a capo d'Orlando per provare a formare una nuova classe anche di media che potesse valutare al meglio quello che noi stavamo facendo, o ancora di più, potesse mettere l'accento su degli aspetti magari più tecnici, magari più centrali della pallacanestro di oggi, che avessero permesso alla nostra fan base, alla gente che viene a vederci la domenica, di capire contro chi stavamo competendo. Mentre qui la scarsa conoscenza del gioco e delle implicazioni del gioco e della stampa locale ha fatto sì, ha acuito, secondo me, il processo di come dire, il processo che la gente aveva ormai dentro di sé di adeguarsi a questa realtà, di darla per scontata a Capodorlando, mentre invece una stampa più competente avrebbe sicuramente messo la lente di ingrandimento magari sui budget dei quali noi disponevamo a dispetto dei nostri competitor. Questo non è stato fatto. Probabilmente si sarebbe analizzato anche con maggiore freddezza e competenza il rendimento di giovani giocatori, spesso fischiati a capo d'Orlando, ma che per noi rappresentavano il crocevia verso un futuro migliore, come Tommaso La Quintana, che fischiato a capo d'Orlando ogni partita, oggi gioca l'Eurocup a capo d'Orlando quest'anno, forse senza coronavirus, forse va in Serie B. Quindi sai, credo che la competenza alla fine premi sempre chi ha idee e chi viene spinto da motivazioni positive. A Capodorlando, credo, sarò di parte, ma le abbiamo sempre avute. Quindi ben vengano i media e maggiormente ben vengano i media bravi. Ti riporto la domanda di Enrico. Rifareste l'esperienza di partecipare alla Champions? Certamente, perché quella è l'esperienza che ci ha fatto capire che Capodorlando non apparteneva a un livello, a un determinato livello. La Champions fu quasi un bluff, nel senso, io sapevo di dover disporre delle stesse risorse della stagione precedente e abbiamo utilizzato il palcoscenico della Champions per reclutare meglio. Poi la vita ha detto che non è andata così, però in generale, comunque poter sedere con Bamberg a prendere Kulboka pagato da loro, anche queste sono delle dinamiche che, sai, non puoi dirlo nel 2017, ma oggi, sai, con Stojanovic
col crociato distrutto e che rientra a dicembre, devi prendere un giocatore sostanzialmente a costo zero e prendi un prospetto NBA proprio perché giochi una coppa, una competizione europea. C'è poco da dire. O tenere i prezzi più bassi e convincere alcuni giocatori a venire, perché comunque oltre all'ingaggio puoi dargli il palcoscenico della Champions, era un po' il mio modo di bluffare. Lì ci siamo resi conto che dalle primissime partite di quella stagione non c'era il pubblico, non c'era l'entusiasmo delle stagioni precedenti. Sembra ridicolo raccontato, ma è così, e di conseguenza sì, lo rifarei perché mi ha portato più velocemente verso la verità. E la verità, un pezzo di verità, oggi mi ha permesso di prendere delle decisioni sempre più consapevoli. Senti, volevo chiederti come pensi che sarà il prossimo mercato, visto che alcune leghe hanno deciso di provare fino alla fine a giocare, altre sono state interrotte, c'è il grande dubbio legato all'NBA, anche in parte all'Eurolega. Come prevedi possa essere la prossima estate? Ma è molto difficile perché comunque ogni paese, per paese intendo nazione, sta utilizzando delle dinamiche, delle misure differenti che porteranno i vari paesi, secondo me, a uscire dalla situazione emergenziale con tempi diversi. E ogni economia risponderà in modi diversi e ogni sistema basket è fondato su pilastri diversi in ogni paese. In NBA i 30 proprietari sono tra i 30 americani più facoltosi che ci sono in giro, quindi questo sulla monoproprietà va a intaccare veramente poco, anche perché comunque è una lega profittevole come pochissime altre. Probabilmente il sistema dell'Eurolega è già abituato a fare delle perdite spaventose, quindi non credo che si spaventeranno di buttare 20 o 30 milioni in più dalla finestra. Credo che il problema sia sul medio livello, cioè io ho paura che paesi come la Germania, in parte anche come l'Italia, come la Spagna, che non si fondano tranne qualche eccezione, su delle proprietà forti, si basano, no, su delle risorse locali o comunque su consorti, su trust. Lì, secondo me, il rischio aumenta. Ne parlavo anche con Kim Hughes qualche giorno fa, che è stato nostro assistente ed è stato per 7 anni in GM NBA, quindi comunque hai idea della situazione economica. E quindi credo che oggi ci siano veramente troppe, troppe, troppe incognite che non possiamo assolutamente conoscere. Non ultima quella dello spostamento delle persone. Non dimentichiamoci, cioè oggi l'OMS ha consigliato al calcio, quindi allo sport principe in Europa, di fermarsi fino a fine 2021 per le competizioni europee. Questo sarebbe uno tsunami. Io non credo che possa essere ascoltato un appello del genere, perché credo che bisogna trovare delle soluzioni. Non credo che dire fermiamoci tutti sia sufficiente. Però credo che te la dica lunga sulla complessità del tema, anche perché nella nostra abitudine, nella nostra consuetudine, tra 4 mesi si parte. E mi sembra di capire che con l'intendimento attuale, chi intende andare avanti, come mi sembra di capire l'Eurolega, firmerebbe per finire tra 4 mesi la stagione attualmente in corso. Quindi credo che saranno mesi molto complicati, bisognerà capire in fretta la mappa che si andrà a creare intorno a noi e credo che veramente i club che riusciranno a cogliere maggiormente, a capire per primi queste nuove regole, questo nuovo equilibrio, saranno quelli che potranno fare la differenza un po' a tutti i livelli. Parlo di Europa, ovviamente. Ti faccio un'ultima domanda. Tu hai iniziato la tua carriera molto giovane. La storia ha poi parlato per te, nel senso che i risultati, la carriera che hai avuto, anche le onorificenze, probabilmente siamo uno dei paesi per vecchi per eccellenza. Non c'è la possibilità per i giovani di dimostrare da subito, di avere delle posizioni da subito per poter dimostrare il proprio valore. Pensi che sia nel basket come nel mondo in generale, pensi che sia una questione culturale? Si potrà sradicare questa cosa e magari vedere dei dirigenti che non, o anche dei giocatori, perché noi consideriamo i giocatori giovani quando hanno 23-24 anni,
se vai in Serbia a dire 23-24 anni giovani, ti dicono la pensione la prende già oppure no? È proprio una differenza di logica. Secondo te ci potremo abbassare un pochino in tutti gli ambiti questa logica, un pochino abbatterla, sradicarla? Credo di sì, però faccio il cattivo. Lo faremo per necessità o per reale voglia di farlo? Questa è una paura che ho, perché sai, nei momenti di crisi, quando poi c'è da compiere dei veri sacrifici, spesso vengono messi nei ruoli di complemento persone che comunque hanno l'inesperienza come targa per essere pagati poco, diciamo, sostanzialmente. Quindi sì, io ho una speranza. Lo sport, io dico sempre che lo sport è la vita velocizzata per 100. E credo che se probabilmente questo è il momento giusto per svecchiare la nostra nazione o delle dinamiche culturali della nostra nazione, perché no? Magari possiamo partire dallo sport. Però insomma, oggi andare a vedere gli anni di nascita dei presidenti federali delle prime 7-8 discipline italiane è abbastanza sconfortante. Io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi questa mezz'oretta di chiacchiere anche molto molto interessante, e ovviamente ti faccio l'in bocca al lupo per quale che sia il tuo prossimo step. È sempre un piacere e ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie anche a Fabio Cavagnera ovviamente per avermi fatto compagnia in questa intervista. Ciao, un saluto a tutti. E ovviamente mi accodo ai saluti di Fabio, ai saluti di Giuseppe, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente, sempre su www.backdoorpodcast.com. Alla prossima!